Tecno Zoo. Voglio il meglio. Io sono De Cao Giorgio, siamo in quattro cugini che gestiscono l'azienda. L'azienda è composta da 180 vacche in mungitura, tra vitelle e asciutte abbiamo 360-370 e anche 1500 maiali, però solo allevamento, i maiali arrivano da 40 kg in su. La campagna gestiamo 200 ettari, 40 ettari medica e il resto tutto a mais. Parlando con il tecnico della Tecno Zoo ho accennato che avevo problemi, dalle analisi avevo risultati di problemi di prototeca nel latte. Quindi il tecnico della Tecno Zoo mi ha suggerito che c'era un'innovazione, c'era un prodotto che forniva dall'acqua sol. Da lì è partito l'interessamento, successivamente mi sono deciso di acquistarlo perché mi sono trovato molto bene. Anche i risultati delle analisi del latte delle vacche, si è visto una forte riduzione del problema della prototecnica. Però l'acqua sola mi ha dato una bella mano. I problemi principali prima che si montasse questo strumento, questo attivatore d'acqua dell'acqua sol, erano che c'erano le vasche dell'acqua e anche se le tenevamo pulite spesse, ma erano sempre piene di muffa. Anche dopo due giorni che erano state pulite bene, erano già 2-3 centimetri tutto attorno alla vasca di muffa. Con l'acqua sol questo è venuto via. Ci sono le vacche, tendenzialmente erano un po' più pelo meno lucido, mentre da quando bevono l'acqua attivata il pelo delle vacche è più lucido. Sono più sane, mangiano un po' di più, sono più in carne e meno problemi. Però la grossa differenza si è vista nei maiali, nei suini. Se i suini mangiano di più, mediamente crescono mezzo 50 grammi al giorno in più, sono molto più standard, ne muoiono molti meno, c'è meno morti nei suini, sono più rosei, la pelle più rosea. Il macello, quando li andiamo a macellare, cioè l'animale pieno di carne, proprio dalla testa fino ai lombi e tutto. E lì si è vista una bella differenza come con l'attivatore di acqua. Sul suini abbiamo calcolato che c'è un incremento medio dai 50 ai 170 kg di ben 6 kg dovuti all'acqua sol. Questo ovviamente importa un guadagno economico a fine anno abbastanza remunerativo per l'allevamento di suini. Perché i suini sono due cicli, quindi da 1500 maiali riusciamo a macellare 2700 maiali l'anno, quindi ovviamente se 2700 per 6 kg l'uno di prodotto dall'acqua sol, quindi è un bel guadagno nell'allevamento dei suini. Sulla stagione estiva c'era sempre il problema delle mosche. Siccome non ci piace usare tanti insetticidi, con l'attivatore dell'acqua sol si è visto una riduzione delle mosche tra l'80 e l'85%, quindi molto importante. Magari può capitare quel giorno del temporale che allora vengono dalla campagna le mosche, allora quel giorno lì c'è più presenza, ma altrimenti d'estate c'è pochissima presenza di mosche.